Libra, allora il disannuncio di Wilfred, sotto PS, lo fate dire alla Capotondi, prego. Certo. Wilfred, è per te, ma quando lo smette Fabio Fibra di cantarci canzoni? No, beh, appunto, ragazzi, vi avevo detto di bipparmi. E ti ho fatto io, l'abbiamo fatto. Fatto sì, nella replica sarà bippato. Cristiana Capotondi, radio DJ, ospite di Chiamate Roma 3131 per presentare Rebecca, la prima moglie, anche se in maniera, come dire, ludica, ne abbiamo un po' parlato. Ma adesso ci dedichiamo ai messaggi che state mandando a Cristiana, ad esempio. Esatto. Luigi, non mi piace la Capotondi liscia, meglio ondulata. Luigi, questo... condivido pienamente, però ogni tanto ci provano a farmi i capelli ordinati, così per vedere come sto mi sapro bene. Però effettivamente Riccia l'altra volta è rivenuta, anche quando hai fatto i Viceré. Tra l'altro, a proposito di Viceré, dovevi dire che esce il DVD dei Viceré. Sì, esce il DVD dei Viceré, il film di Roberto Fenza, credo che sarà disponibile sia in noleggio che in acquisto già dal 14 di aprile. Poi noi dobbiamo, secondo me, ragazzi, pubblicamente chiedere scusa a Roberto Fenza, perché l'abbiamo bidonato. Hai ragione, gli ho dato un bidone enorme. Però voi non fatelo, anzi, se siete a Roma, se siete partiti di cinema e vi interessa il cinema, sappiate che presso il centro congressi della Facoltà di Comunicazione della Sapienza di Roma, in via Salaria, c'è ormai questo delle 13:30 è andato. Dove va il cinema italiano? Affanculo. Non è senso che è finito ormai. Alle 14:30 inizia il cinema della televisione e vi diciamo che c'è veramente tutto il mondo, tante persone con le quali tu hai lavorato, tra l'altro. Sì, c'è Fausto Brizzi, il regista e sceneggiatore di Notte prima degli esami, Wolfgang De Biasi, il regista e sceneggiatore di Come tu mi vuoi, Alda Ferri, la produttrice dei film di Faenza, Franco Ferrarotti, che è un professore di sociologia, facoltà nella quale io mi sono laureata, quindi lui è stato il mio professore. Poi vabbè, Michele Placido, non c'è bisogno di dire chi è. Stefano Reali, Girondi, che è dell'ente dei David, Stefano Reali, Riccardo Tozzi, Francesco parente, Spagnolo, parente lui. Sì, lui parente. Di Umberto. Si canta sicuramente anche canta. Di Mario. Certo. Quindi, l'appuntamento è per oggi pomeriggio a Roma, appunto, presso il centro congressi della Facoltà di Comunicazione. Sì. Quindi scusaci Roberto, ma davvero non ce la facevamo. Torniamo invece alle domande per te. Il mio piccolo Capotondo vota sempre per lei, Zabro. Così una dichiarazione di voto. Grazie, così, ciao Cristiana, quanto sei brava. Ci manchi nei RIS. Auguri per il futuro, Maurizio da Macerata. E non l'ho mai fatto. E di fatto è una gag. È uno spirito solo. Zozzoni. Chiedete a Cristiana di quella volta del trucco di scena quando ti hanno fatto brutta. Che racconto Vaporidis. Adesso ce la racconti. Sì. E niente, vabbè, e insomma, stavo girando la scena da brutta e di Giada di questo film Come tu mi vuoi. Stavamo a via del corso e così mi si crea intorno un capannello di gente che dice: ma quella sarà sì o no la Capotondi? Ah, è quella di Notte prima degli esami. A me pare lei. E uno diceva: ma no, ma hai visto questa quanto è brutta? Ma sarà Nicola lei? Ce l'ha fatto proprio in romano, quindi sì. Guarda che lei è lei. Ammazza. Adesso io allora vado. Vai. Entra. E allora poi a un certo punto uno mi guarda e mi fa: mortacci tua quanto sei brutta. E io gli ho detto: no, cioè, così ho urlato dall'altro lato della strada: ma guarda che sto truccata. E quello mi risponde: pensa se non lo eri. E solo a Roma succedono queste cose. Devo dire che i concittadini nostri ci dedicano e ci offrono delle... sono meravigliosi, sono degli autori, la battuta della strada. Certo. Se avete altre domande, se no io devo chiedere di farle fare una cosa, ce lo chiedono in tanti. Non so, io ho una domanda politica, posso fare una domanda politica? È la stessa mia alla Capotondi? Okay. Domanda politica alla vostra ospite: com'è di costituzione? Figa? Chiede Marco. Aspetta, allora, scusa, aspetta, non possiamo dare dei giudizi. Avventati, fai un attimo un giro. Gira, la volée. Aspetta che ho le cuffie. La volée. La volée. La risposta è sì. Azzarderei un sì. Allora. Scusate, ma biologicamente lo sono, perché sono F, quando nei documenti si firma femmina, no? Guarda, ci sono molte che biologicamente lo sono, ma lo nascondono bene. Dai retta un pollo. Giorgio, tra circa 50 milioni di persone, dice: se avete un po' di coraggio, togliete le scarpe e descrivete pubblicamente i piedi di Cristiana. Ora, prego. Scusate, ma è per via dell'odore? No, questo successo dei tuoi piedi? Webcam DJ.it. Scusate, posso intervenire? Sì. Ho il calzino di lana, perciò voglio dire, fate attenzione quando lo togliete. Se ce l'hai col buco diventi il mio idolo. Ma è una foto del calzino! No, del piede! Il piede! Che cazzo mi frega del calzino? Il piede! Lo sapevo che questi che sono vestiti da Iene, lo sapevo che dovevo andare via appena l'ho visti incravatati. Ti metti i piedi sullo sgabello, se no gli amici della webcam non possono vedere. Ecco, brava. Minchia, c'ha l'unghia laccata di rosso. L'unghia laccata rossa. Brava Elena, riprendi. Bene. Che finisce. Brava, che questo qua sono contatti sul mettilo sito. Qua. Ma non ci arrivo, ragazzi. Mica ti tengo io. Vieni, fa così. Appoggia il piede qui. Fai parlare il piede. Allora, qui abbiamo un piede. Ma alto, guarda. Quant'è? Che cos'è? No, questo è un 36 e mezzo. Un 36 e mezzo. Il calzino di lana? Il calzino di lana. Lascia i pelucchi. Allora, lasciato del pelucchio e giochiamo con le palline. No, scusate, io rimetterei il calzino. No, aspetta, perché dobbiamo fare come i sommelier. Togli la base, Maurilio, grazie. Aspetta, ma scusa.
Direi allora, direi più che un 37 è del 37. Sì. Oh, io direi che è un Sauvignon barricato. Scusate, io preferirei essere un bel sassicaia, un Grabner. Ma si vede se pezzo di sassicaia. L'hai pestata la sassicaia. Vieni giù, Cristiana, grazie. Meraviglioso. Scendi giù, manifesta pure tu. Beh, dai, intervista. No, me lo dovevate dire, perché questo è il mio calzino da scarpa da ginnastica. Sì, pensa all'altro.